Bentornati a Edicola Friuli. Oggi, venerdì 15 giugno, vi portiamo direttamente in estate, perché la copertina del settimanale Il Friuli è dedicata proprio ai grandi eventi che animeranno questa stagione estiva 2018. La regione sale sul palco. Musicali o culturali, in appena pochi mesi sono decine gli eventi che saranno ospitati in Friuli Venezia Giulia. Tante le novità e anche qualche doppione. All'interno del settimanale anche focus su Udine, la scuola che fa incetta di premi, a voi scoprire qual è, Cordovado un ticket per diventare la più bella città d'Italia e poi Grado parte il restauro per salvare i mosaici. Focus su un personaggio, Igor Komel, in Parlamento, seggi riservati a sloveni e friulano, e parliamo di friulani e parliamo di politica. Mentre per quanto riguarda la sanità, questa settimana approfondimento dedicato all'elisoccorso notturno che vola ancora troppo basso, ecco perché. E allora andiamo a sfogliare insieme il settimanale Il Friuli. L'estate dei festival, un palco chiamato Friuli Venezia Giulia. Andrea Ioime dedica ben due pagine a riassumere e fornire questa guida certosina con tutti gli eventi in programma in regione. Naturalmente in tutte le quattro province, eventi culturali, festival, concerti singoli, rassegne, di tutto un po'. Vedete, sono tanti i volti ovviamente che animeranno questa stagione musicale, a voi la scelta in base naturalmente anche ai vostri gusti e alle vostre sensibilità. Nella pagina seguente invece Udine e Trieste, le due città che si contendono i grandi nomi. Le sinergie pubblico-privato sono indispensabili per rendere possibili eventi con stelle nazionali e mondiali nelle principali città della nostra regione, ed ecco qui le scelte della provincia. Abbiamo sentito anche l'assessore alla cultura e allo sport Tiziana Gibelli, con cui abbiamo parlato di questa offerta, e il suo parere è: ottimizziamo le risorse ma non gettiamo il lavoro già fatto. E poi Andrea Ioime ci porta un po' anche fuori porta, nella vicina Slovenia e in Austria, dove il concerto del vicino è sempre più verde. E qui ci sono un paio di proposte per gli appassionati, insomma. Adesso proseguiamo nella lettura e ci spostiamo invece a pagina 10, dove parliamo di cronaca. In questo caso riflettori puntati su un servizio molto caro alla nostra regione, ovvero l'elisoccorso. In quattro mesi sono stati soltanto 11 i decolli notturni. L'elisoccorso di notte vola una volta ogni 10 giorni, quindi, mentre lievitano i costi e i tempi di intervento. Un paradosso se ci si mette dalla parte dei pazienti in situazioni di emergenza, per i quali ogni secondo è davvero prezioso. E quindi ancora niente viaggi dopo il tramonto a Pordenone, e qui la risposta: se da un lato abbiamo le polemiche e diciamo i nei di questo servizio, dall'altra parte la risposta del responsabile Giulio Trillo, dice: presto copriremo tutte le zone strategiche della regione. Proseguiamo con la nostra lettura e ci spostiamo invece nelle pagine dedicate alla cultura. In questo caso si parla di un premio nel nome di Ernest Hemingway e di Pierluigi Cappello. Lignano celebra lo scrittore americano che l'ha resa celebre con la 34esima edizione del premio Hemingway, 6 giorni di eventi nel segno del poeta friulano scomparso poi lo scorso anno. E questo poeta è Pierluigi Cappello. E una doppia pagina, che vedete anche i protagonisti chiaramente del premio, e poi ritratti di jazzisti per raccontare la storia del territorio a Monfalcone. Naturalmente all'interno del settimanale tante altre notizie, approfondimenti legati ovviamente allo sport, agli spettacoli e quant'altro, e il nostro anche palinsesto televisivo. Potete trovare tutti i programmi dal 15 al 21 giugno che saranno trasmessi proprio qui su Telefriuli. Con la lettura del settimanale ci fermiamo qui, adesso è tempo di andare a commentare le notizie, conoscere un nuovo edicolante, e oggi andiamo a San Giovanni al Natisone. Venite con noi. Eccoci qua, siamo arrivati a San Giovanni al Natisone e siamo qui con Andrea Menchinelli, che è il gestore di questa edicola. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per l'ospitalità. Allora, un paio di domande, vogliamo sapere tutto. Da quanti anni gestisce questa attività e com'è nata questa avventura? Sì, allora, sono 15 anni che ho l'edicola. Sono subentrato al vecchio gestore, questa diciamo che è l'edicola storica del paese. Mm-hmm. Poi sono nate altre, ma insomma questa è l'edicola storica, infatti in piazza centrale. E niente, diciamo che è nata perché avevo voglia di fare qualcosa
per me, nel senso diverso da essere dipendente o cose del genere, di essere autosufficiente. E, era in vendita e ho deciso di acquistarla 15 anni fa, insomma. Quindi insomma un'avventura che è cominciata così per un desiderio personale, sì, anche di mettersi in discussione, sì, sì, di essere autonomi. Sì, il lavoro che facevo in quel momento non era più quello che desideravo e quindi ho detto cerchiamo di fare qualcosa di diverso, insomma. E questa edicola la gestisce da solo? Sì, la gestisco da solo, ogni tanto mi aiuta mio padre nel momento in cui devo andare in banca, cose del genere, insomma, ma in linea di massima sono sempre io. E quindi aperture 7 su 7 con la domenica? 7 domenica compreso, sì. E pochi giorni di pausa, questo lo sappiamo, lo diciamo sempre. Purtroppo diciamo 5-6 giorni all'anno fondamentalmente, a parte le ferie, insomma, cose del genere. Chiaramente. Allora, dicevamo che San Giovanni è sicuramente molto cambiato e forse questi 15 anni in cui, insomma, da quando lei è arrivato sono stati forse i 15 anni pesanti. Più pesanti. Sì, ecco. Diciamo che in partenza effettivamente era un lavoro bello, anche perché negli anni iniziali c'è stato una crescita, un cremento, non so se per merito mio, insomma, o cose che è, comunque c'è stato un bel incremento. Poi purtroppo la crisi ha toccato tutti i settori, e compreso anche questo settore qua. Beh, insomma, poi qui in questo San Giovanni, Manzano, era tutta un'area, no, il cosiddetto distretto della sedia, che sicuramente ha subito la crisi in prima battuta. Sì, è stato, diciamo, dal 2000 in poi effettivamente è stata una crisi che speriamo che finisca, ma non si vede una luce in questo momento. Ma insomma, purtroppo, dicono che piccoli segnali. Purtroppo. Sì, speriamo che effettivamente ci sia una ricrescita, un qualcosa del genere. Sì. Come testimonia anche una cliente, è importante leggere. Fondamentale, soprattutto per mantenere la mente libera e aperta. Esatto. Allora ne approfitto, la copertina di questa settimana del Friuli è dedicata ai grandi eventi estivi, insomma ogni estate che arriva ci si aspetta, insomma, grandi star, artisti, concerti e quant'altro. Andrà a vedere qualcosa, c'è qualcosa che le piace o che le sarebbe piaciuto? Allora, di quest'anno ancora stavo guardando prima cosa presentano la programmazione. Sì. Non ho ancora visto. Negli anni effettivamente qualcosa sono andato a vedere, diciamo artisti magari un po' più grandi. Ho visto Bruce Springsteen, ho visto gli U2, ma ho visto insomma un po' di, diciamo, i grandi artisti. Però se c'è qualcosa di interessante si può valutare, insomma. È partita subito con Vasco Rossi, quindi diciamo che comunque con un grande artista italiano, no? Sì. Sarà sicuramente sì un'estate, diciamo, ricca di eventi, anche di nomi molto grossi. È bello perché anche poi porta gente da fuori, certo. Friuli, non solo friulana, no? Quindi sono nomi di richiamo. Sì, è una cosa per far conoscere il Friuli anche tramite eventi musicali o spettacoli in genere, insomma. Signora, lei è una delle clienti che viene da più anni. Ogni giorno sono qui. Da quanti anni? Non posso vivere senza il giornale. Quindi insomma si tiene aggiornata. Ma insomma lei è una bella signora, è stata farmacista qui a San Giovanni a Natisone per 5 anni. Ecco. E sveliamo quanti anni ha, perché questa è la cosa più, diciamo, speciale. Sì, ho 93 anni a 14 luglio di quest'anno, sono del 25. È portati benissimo. Con meglio che si può. Però prima dicevamo il segreto, qual è per rimanere? Lavorare con la mente e con le mani, lavorare tanto. Ogni mattina vengo fuori di casa per farmi prendere il giornale e fare una passeggiata. Quindi viene qua da Andrea? Sì, sempre, sempre qui. Anche lei legge sempre, viene ogni giorno qui da Andrea a comprare il giornale? Sì, e anche nella gestione precedente. E San Giovanni com'è cambiato nel tempo? Ne abbiamo parlato? Parecchio, parecchio. E dal tono di voce non in meglio? Dal mio punto di vista no. E prospettive future? Dio mio, cosa vuole qua? Prospettive. Il paese è grande, però noi siamo friulani, di primo. Lei va nella provincia, oltre il fiume qua, Cormons, adesso sono stata a Caprile ultimamente, è tutto un altro modo di l'approccio. Dice che è una questione di mentalità. Sì, di mentalità. Noi abbiamo il lavoro e poi viene tutto il resto. Il lavoro che
E lavoro, sì, il Furlan è rinomato, sì, è riconosciuto. Tanti pregi, però tanti poi... pregi, ma manca nella socialità, nell'ognuno per sé, sì, ognuno nel suo. Signora, lei viene qua ogni giorno a prendere il giornale? No, ieri non sono venuta perché stavo male. Beh, però, insomma, Andrea la perdonerà per questa mancanza. Però io telefono e dico, metti via. Quindi insomma avete un rapporto, cioè una, è un bravo edicolante, voglio dire, vi tiene bene questi clienti. Ma sì, meno male che c'è questo buchetto qua, sa da venire, perché sennò San Giovanni, povero. Fortuna che abbiamo questa, se non abbiamo niente a San Giovanni. Abbiamo solo questa edicola, ce n'è una laggiù ma funziona poco. Se non c'è lui qua siamo morti, non c'è niente più a San Giovanni, chiudi i negozi. E quindi insomma questo rimane un punto di incontro anche per voi residenti? Sicuro, poi ci troviamo a prendere il giornale, ci diciamo qualcosa di bello, di brutto, di lunedì, baruffa pelodinese. Certo. E adesso stiamo facendo, se rimane merette andiamo avanti, se non torniamo indietro, andiamo in B garantito. Abbiamo insomma un nuovo allenatore, tutto, siamo ottimisti. Non ci credo tanto di quello lì. Quindi insomma niente, Udinese, gioie e dolori. Forse peggio, perché si poteva fare le cose meglio prima. Qui accanto a me il signor Pino, che è il papà di Andrea. Lei è un trapiantato, insomma, friulano d'adozione ormai. Sono umbro, nativo, sono di Orvieto, umbro. Ma sono dal 63, insomma, che mi sono trasferito in Friuli. È venuto qua da militare? Carabinieri, faccio il carabinieri. Poi dopo sono spostato un po' a Milano, poi in giro per l'Italia, quello è il mio lavoro. Quindi lei ha anche lavorato però qui a Udine o in Friuli? Sì, sì. Io, dove? Io stavo a Gorizia, battaglione Gorizia Carabinieri, poi prima comandato, ero un maresciallo dei Carabinieri, ho comandato la stazione di San Floriano per 5-6 anni e poi mi sono trovato qua, insomma. Quindi insomma il Friuli alla fine l'ha scelto come casa? Sì, beh, ho conosciuto la moglie qua. E l'ho conosciuta a San Giovanni la moglie, fra l'altro. Ah, quindi proprio di qua. Un milione conosciuto, ci siamo sposati. Ma sono 54 anni, siamo sposati, insomma, non è che... Non poco. L'edicola Friuli finisce qui. Io ringrazio Andrea per l'accoglienza e la chiacchierata. Grazie a voi, buona giornata e speriamo di rivederci. Sì, alla prossima decisamente, grazie. Il prossimo appuntamento con Edicola Friuli è per venerdì prossimo, sempre qui 18:40 su Telefriuli, e andremo a Povoletto. Buona giornata.